ritorno che mi ha fatto molto piacere perché mi è stato proposto dalle persone giuste, dalla rete giusta, per un prodotto giusto, bello, ben scritto, ben recitato, ben diretto, ben vissuto, diciamo così. Quindi è stata un'esperienza completamente e totalmente positiva. Siccome mi ero autoescluso per altre esperienze non proprio del tutto positive, l'idea di tornare con una certa gioia a respirare un set televisivo, in questo caso molto cinematografico, mi ha fatto estremamente piacere. Ma i tratti distintivi di Emo è Emo, è il sangue, è quel sangue che c'ha dentro, la cosa che lo fa esprimere, lo fa essere in un certo modo molto toscano, quel toscano un po' antico, da burla ma anche filosofo in qualche modo. C'è sempre un motivo più alto per cui uno fa le cose apparentemente non alte. Questa è una cosa che mi ha molto colpito, l'idea di essere un personaggio divertente. Io sono un comico anche, per cui l'idea di usare quel cliché lì, quell'alfabeto lì, mi piace molto. Il fatto di essere stato messo in condizione di lavorare molto bene, il fatto che Rohan mi abbia chiesto in qualche modo di fare l'allenatore in campo, lui mi definisce il Pirlo della situazione, mi fa molto onore perché Pirlo è un grande giocatore. Ma sì, mi è piaciuto molto il fatto di poter provare, di avere, di trovare tanta professionalità nell'approccio al set. E quindi ecco, a me queste cose quasi scientifiche in qualche modo mi piacciono molto, perché poi danno la sicurezza, danno la gioia di lavorare e cementano anche, il senso di amicizia, di affetto tra le persone. Quando si va sul set, questa allegria, questa gioia di lavorare si trasmette al pubblico ed è uno dei segreti del successo, delle cose che hanno successo. TV Zoom, bel saluto, TV Zoom.